Ma diciamo che a livello di passione, di hobby, è una cosa che è nata molti anni fa, curiosando nei mercatini. Sto preparando dello stucco a cera. Lo stucco a cera che io utilizzo nel mio laboratorio è prodotto, diciamo così, fabbricato esclusivamente da me. I componenti che utilizzo per prepararmi da sola lo stucco a cera sono molto semplici e sono tutti quanti elementi che derivano dalla natura, in particolare dal mondo animale, dal mondo vegetale. Un elemento che poi penso lo conoscano tutti è la cera d'api. Quindi io i pani di solito sono molto grandi, li spezzo, li riduco a piccoli pezzetti e li metto in un contenitore e li faccio sciogliere a bagnomaria, possibilmente in contenitore di rame. Metto anche una scaglietta infinitesimale piccolissima di pece greca o colofonia. Non è nient'altro che una resina vegetale, che qui vediamo cristallizzata in cristalli più grossi o in cristalli minutissimi, che ha molteplici utilizzi nel campo del restauro. Nel mio caso io lo utilizzo come indurente per lo stucco a cera. Quando la cera d'api e la colofonia o pece greca sono completamente disciolte, procedo a colorare lo stucco a cera. Io, diciamo in omaggio alla tradizione e anche per un'altra serie di motivi etici e anche di salute, utilizzo come pigmenti, sia per colorare lo stucco a cera che per pigmentare gli elementi con cui vado a trattare il legno, utilizzo solo ed esclusivamente le terre. Qui sta per finire la fase dello stucco a cera. Dentro abbiamo messo i pezzetti di cera d'api, la scaglietta di pece greca per indurirlo. Adesso andiamo a colorare lo stucco con una delle tante terre coloranti naturali che abbiamo a nostra disposizione per poter ottenere uno stucco completamente naturale, perché ripeto, cera d'api, pece greca che è una resina vegetale e terre coloranti naturali. Possiamo farne colare qualche goccia che rapprende immediatamente e già ci rendiamo conto del colore che verrà ottenuto tramite appunto la colorazione con le terre coloranti naturali. Basterà colarlo in formelle, poi in genere si mette ad asciugare più al fresco. Comunque questo è già lo stucco, una formella di stucco a cera già pronta, per cui basta tirarla fuori. In realtà è molto semplice utilizzarla, perché basta staccarne un piccolo pezzo e con il solo calore delle dita ritorna malleabile. Viene poi con le dita modellato in forme diverse a seconda dell'uso di cui se ne deve fare. È sufficiente applicarlo con una spatolina, che può essere di metallo o anche di plastica. L'importante è che abbia i bordi arrotondati per non rischiare di graffiare poi la superficie, di lasciare dei segni antiestetici che andrebbero poi corretti. Quindi spatolina con bordi arrotondati, stucco a cera di un tessuto possibilmente di cotone. L'importante è che sia un tessuto raso, che non rilasci delle particelle che altrimenti si attaccherebbero alla cera stessa e rimarrebbero visibili chiaramente sulla superficie del mobile. E lo stucco a cera, dov'è che è più indicato? Beh, direi innanzitutto per i fori dei nostri amici tarli. In genere, quando si deve stuccare, è preferibile che lo stucco sia leggermente più scuro del colore del mobile, perché se è più chiaro, in genere risulta più visibile all'occhio, mentre se è leggermente più scuro, cromaticamente si maschera meglio. Questa è la gomma lacca nel suo stato originale, quindi queste sono le scaglie di gomma lacca che poi vengono messe in alcol, l'alcol le scioglie fino ad ottenere il prodotto liquido. Ecco, questo è il risultato della combinazione di alcol e scaglie di gomma lacca. Allora mescoliamo bene sempre la nostra gomma lacca che abbiamo ottenuto.
una volta mescolata, la possiamo utilizzare in tanti modi. Allora, l'utilizzo diciamo così principe della gomma lacca è la finitura del mobile. La lucidatura a gomma lacca avviene a tampone, nel senso che si utilizza tradizionalmente un quadrato di tela di lino, preferibilmente vecchio, quindi lino tessuto usato, di lino usato, all'interno del quale si mette un'anima di lana, possibilmente bianca o comunque non colorata perché non perda colore. E quando si preme il tampone con un movimento rotatorio sulla superficie del mobile, l'anima di lana rilascia attraverso il tessuto di lino a poco la gomma lacca, che provvede man mano a lucidare il mobile. La gomma lacca viene anche utilizzata in questo modo per pigmentare appunto delle parti rifatte. Ecco, non si fa altro che intingere il pennello di adeguate dimensioni nella gomma lacca e poi si intinge il pennello bagnato nelle terre e si procede nella coloritura del pezzo, che naturalmente verrà eseguita in più mani.